Benvenuti a questa nuova edizione di Golfo News. Guardiamo i titoli, leggiamo insieme i titoli delle principali notizie di oggi. Partiremo da Gaeta perché un uomo cade dal tetto mentre sistemava un'antenna. Adesso è grave, ma fortunatamente è vivo. Un incidente invece mortale ancora sulle strade di Latina. Stavolta ad essere travolto è stato un disabile in carrozzina. Ed è Latina, la provincia del Lazio più colpita dalla criminalità organizzata. E sempre a Latina sono stati trovati diverse persone in possesso di droga, 6 kg in casa di un quarantenne ad Aprilia e poi addirittura la droga, come spesso accade nelle scuole e tra i ragazzi in un alberghiero sempre di Latina. E restiamo sul capoluogo Pontino perché Romboni è morto al Sick Day e adesso Agostini, dopo 20 anni che ha lavorato con il Centauro, dichiara: sono senza parole, è stato sottovalutato il pericolo. Per il freddo si accendono una stufa, ma prende fuoco e a Cori un intero appartamento è stato travolto dalle fiamme. Poi parleremo ancora della situazione degli avvocati del Sud Pontino, perché l'Osservatorio permanente degli avvocati sulla revisione della geografia giudiziaria adesso è in vigore, è una nuova mossa strategica degli avvocati pontini per cercare di revisionare, da parte del Parlamento quella che è la legge Severino. E chiuderemo con il comune di Minturno, piano dei rifiuti a Minturno. Stefanelli in un comunicato dice manca l'ecocentro e il centro di trasparenza. Partiamo dalla cronaca. Come dicevamo dai titoli, stava per conoscere un epilogo davvero tragico, questa mattina, un incidente domestico che si è verificato al centro di Gaeta. Un uomo di 73 anni era intento, dopo il brutto tempo di questi giorni, a sistemare l'antenna del proprio impianto televisivo, quando, perdendo l'equilibrio e magari anche a seguito di un piccolo malore, è precipitato, pensate, dal quarto piano di un'elegante palazzina, dove abitava con la sua famiglia. La caduta e il volo dell'anziano è stato fortunatamente attutita da una tettoia sottostante che ha per certi versi circoscritto le conseguenze, che fortunatamente non sono state così tragiche perché l'uomo è grave, è ricoverato in ospedale, ma fortunatamente è fuori pericolo di vita. Non ce l'ha fatta invece un disabile travolto sulle strade di Latina questa mattina all'alba, un investimento mortale, quello che è accaduto a Latina questa mattina intorno alle 5. Protagonista dell'incidente una Fiat multipla che ha centrato in pieno un disabile in carrozzina. A perire nello scontro è Maurizio, un noto tifoso anche del Latina Calcio che è conosciuto in tutta la città pontina. Sul posto a lungo è stata presente poi per ricostruire la dinamica anche la polizia stradale. Il litorale romano e quello del Basso Lazio nelle mani delle cosche mafiose. La provincia di Latina è quella tra le più colpite dai fenomeni criminali. E quanto emerge dal secondo rapporto dell'Osservatorio LUIS sul PIL delle organizzazioni criminali? Per quanto riguarda la situazione specificamente regionale e della capitale, Pignatone, il direttore dell'osservatorio, ha spiegato che c'è una presenza strutturata della mafia tradizionale nella zona meridionale della regione, quindi soprattutto nel capoluogo Pontino e nelle aree più vicine poi a Roma. Le indagini dell'ultimo anno hanno fatto emergere un dato significativo: la presenza di organizzazioni mafiose sul territorio laziale e soprattutto quello di Ostia e la provincia di Latina. Ancora droga, non solo in casa degli spacciatori, ma anche tra i banchi di scuola. A Latina è stato arrestato un uomo di 40 anni perché è stato trovato in casa con 40 kg di droga. I controlli dei carabinieri hanno portato
a trovare la droga nascosta nell'appartamento dell'uomo, insieme anche al materiale per il confezionamento, oltre alla marijuana, l'hashish, eccetera, aveva anche 400 grammi di cocaina. Il quarantenne adesso è stato associato presso la casa circondariale di Latina, ma la lotta contro le droghe, per così dire, leggere non si ferma. I carabinieri sono andati anche con l'unità cinofila nelle scuole pontine ed è stata trovata droga anche addosso ad uno studente che l'aveva con sé nascosta nello zaino. Il ragazzo è di Terracina e frequenta l'alberghiero, aveva 53 grammi di marijuana ed è stato appunto posto poi ai domiciliari. E adesso torniamo a parlare della tragedia che è avvenuta sul circuito, il circuito sagittario di Latina, dove per commemorare Marco Simoncelli ha perso la vita Romboni. Adesso parla Agostini e dice: sono senza parole, il pericolo è stato sicuramente sottovalutato. Qualche balla di fieno e alcuni pneumatici di camion avrebbero potuto salvare Doriano Romboni, morto, lo ricordiamo, sabato scorso a Latina. Agostini, rimasto senza parole, riferisce all'ANSA per la scomparsa del centauro con cui aveva lavorato per 20 anni. Continua Agostini nella sua dichiarazione: credo sia stato sottovalutato il pericolo, non si può cadere e invadere la corsia opposta. A lasciare senza parole Agostini anche il fatto che l'incidente sia avvenuto in una manifestazione per ricordare un altro pilota morto in un tragico incidente sul circuito, Marco Simoncelli. La procura comunque adesso sta indagando e continua ad indagare soprattutto sulla pista Sagittario di Latina. E per il freddo hanno acceso una stufa a Cori, in provincia di Latina, un appartamento in fiamme questa notte. Da una stufetta a legna sarebbe divampato un incendio che in pochi minuti ha riempito l'appartamento di fumo e di fiamme dove abitavano alcune famiglie. In un'intera palazzina è stata svegliata nel cuore della notte e costretta a lasciare le proprie case. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che con 5 automezzi e grazie alle autoscale sono riusciti a domare l'incendio, ma soprattutto a trarre in salvo le famiglie ai piani superiori che erano appunto si erano rifugiate sul terrazzo. Gli avvocati pontini, lo abbiamo detto molte volte nelle nostre edizioni, abbiamo seguito la loro battaglia affinché rimanesse appunto in vita il tribunale di Gaeta e quello di Terracina. Gli avvocati pontini hanno lottato per mesi contro i tagli alla giustizia. Nonostante la riforma sia ormai entrata in vigore, ancora non si arrendono alla chiusura dei tribunali di Gaeta e Terracina. L'Ordine degli Avvocati di Latina ha così istituito un osservatorio permanente per accertare disservizi e disagi della legge Severino per un'altra, appunto, un'altra iniziativa finalizzata a far tornare il Parlamento sui propri passi o almeno a revisionare quella che è la legge non tanto accettata da parte dei tagli alla giustizia, la legge Severino. Chiudiamo con il piano rifiuti di Minturno perché ci arriva un comunicato di Gerardo Stefanelli in merito al piano dei rifiuti presentato martedì mattina in comune. Il capoluogo di Minturno cambia, Gerardo Stefanelli interviene per esprimere il suo punto di vista. Le idee progettuali presentate dalla cooperativa Erika, dichiara Stefanelli, sono il primo passo avanti compiuto dall'amministrazione Graziano sul nuovo bando della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Ma non possiamo nascondere che per far partire il nuovo bando è necessario realizzare l'ecocentro e il centro di trasferenza. Siamo ancora in attesa, dopo ben 6 mesi, dei lavori urgenti all'ecocentro in via Ricillo, che non sono ancora terminati né collaudati. Questo è l'appello di Gerardo Stefanelli, capogruppo di Minturno Cambia. Noi continueremo a seguire tutte le notizie del Golfo di Gaeta e di Latina e non solo, ma voi seguite le prossime edizioni di Golfo News.